Tanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti e bentrovati. A nome dell'Associazione Visitusa vi diamo il benvenuto a questo webinar, Page and Lake Powell nel cuore del Southeast americano. La relazione è a cura di Stefano Gnerucci di Universal Turismo, a cui passo la parola e qualche minuto e lo schermo. Ok, buon pomeriggio, grazie Lia, buon pomeriggio a Prego. tutti. Mi sentite? Aspetta che metto la visione della presentazione. Ok, ci siamo? Sì. Allora, spero mi sentiate bene e soprattutto che vediate bene correttamente la presentazione, perché ho deciso questo formato widescreen, perché la solita visione a 4/3 mi sembrava uno spreco di spazio per le immagini, e quindi poi semmai ce lo dite e ci serve per i prossimi webinar se questa visione qua non vi piace o c'ha dei problemi. Sì, bellissimo, Anzitutto, bellissimo. perfetto, bene. Allora, anzitutto, perdonate l'accento toscano, nello specifico fiorentino, ma purtroppo è una sorta di malattia autoimmune e non c'è rimedio. Cercherò di tenerla a freno il più possibile, perché non vorrei che il webinar sembrasse condotto da Leonardo Pieraccione o Panariello, perderebbe sicuramente di credibilità. Oggi andiamo a scoprire nel dettaglio un'area del sud-ovest degli Stati Uniti davvero circoscritta, che sicuramente tutti conoscete, almeno per nome, o per l'utilizzo come tappa anche solo di transito nei fly and drive, nei tour escorted in pullman, che coinvolgono appunto il West americano, magari anche abbinata a un itinerario più ampio con la California. Si tratta di Page e del Lake Powell. Ieri la bravissima Lucia Alessi Dinar ha presentato un webinar, come al solito eccezionale, su un'area più vasta che coinvolge anche Page per ragioni proprio di itinerario logistico. E per chi non l'avesse seguito, consiglio di farlo e andasse a vedere le registrazioni, perché i webinar di Lucia sono delle vere lezioni di turismo imperdibili. Sempre in merito a quello che è stato detto ieri da Lucia, chiedo scusa se mi ripeterò con qualche informazione, ma serve a me per avere più logica nella presentazione. Allora, la collocazione geografica di questa zona degli USA è, diciamo, tra il nord dell'Arizona e il sud dello Utah. E adesso, andando avanti, ecco, nella cartina grande, ho volutamente evidenziato con il rettangolo rosso la parte che coinvolge Lake Powell, e ho segnato anche due città, tre città anzi, che sicuramente avete ben chiaro dove sono, che è San Francisco e Los Angeles in California, e la più vicina Las Vegas. Come vedete, siamo in un'area che poi, andando avanti, dovrebbe dare un attimo, ecco qua, c'è un po' di rallentamento, ecco, c'è un po' di rallentamento nello scorrere delle slide, cercherò di rispettare i tempi. Vedete, c'è un'area molto, molto particolare che è conosciuta come Grand Circle, che è una vasta area del sud-ovest che coinvolge in particolar modo una bella fetta di Arizona e Utah, ma anche una porzione di Nevada, New Mexico, Colorado, ed ha al suo interno alcuni dei più bei scenari, più bei scenari west, e di conseguenza anche National Park e National Monument di tutto l'ovest. Stringendo ancora, vediamo se scorre la slide. Sente due volte. Ecco qua. Tutto ok, Lia? Posso proseguire? E no, ma Scusate, sì, vai pure tranquillamente avanti, va eh. Tutto tutto a bene. posto. Bene, ma sentivo una voce di sottofondo. Perfetto. Sì. Allora, stringendo ancora, vedete che questa è proprio la cartina dettagliata dell'area del Page e del Lake Powell. Come dicevo, Page è in Arizona, evidenziata in giallo, e tutta la parte verde, è tutta l'area verde a nord di Page, è praticamente nota come la Grand Canyon National Recreation Area. Non è un national park nel senso stretto del termine, ma è comunque un'area protetta vera e propria, gestita dal National Park Service, come del resto lo sono i vari national monuments. Per farla breve, si paga l'accesso, come in un national park, si paga l'ingresso, okay? Per entrare in quest'area qui del Grand Canyon. Allora, andiamo ancora avanti. E scusate, ma
c'è un po' di rallentamento sempre nello scorrere delle slide. Comunque, questa è è da dove tutto è nato, cioè dalla diga del Glen Canyon, alta 215 metri, uno dei vari sbarramenti lungo il corso del Colorado River, l'altra molto famosa è la diga di Hoover, non lontano da Las Vegas. La Glen Canyon Dam fu pensata e progettata negli anni 50, i lavori poi sono partiti nel 1956 e terminati nel 1966. Ovviamente fu costruita per dare energia idroelettrica a una vasta regione che arriva fino al New Mexico e anche per regolare il flusso di quello che è il re indiscusso di tutto il sud-ovest americano, ovvero il fiume Colorado, che provocava spesso non pochi danni alle comunità della regione. Non sono state poche le polemiche degli ambientalisti all'epoca della costruzione della diga e tuttora continuano in merito alla costruzione di quest'opera che ha avuto influssi positivi e negativi allo stesso tempo su tutto l'ambiente circostante. Di sicuro è stato azzerato uno spettacolo naturale che era il Glen Canyon, in parte azzerato perché c'è sempre il Glen Canyon per metà pieno d'acqua. E quindi si è creato, da una parte si è tolto uno spettacolo della natura e dall'altra ne è venuto fuori un altro che è metà della natura e metà dell'uomo e che è appunto il Glen Canyon National Recreation Area. Vedete un'altra slide, se scorre, eccola qua, che ci fa capire esattamente di che cosa si sta parlando, sono paesaggi spettacolari, c'è poco da aggiungere a queste immagini. E andiamo avanti sempre con un'altra slide che dovrebbe scorrere e si nota un altro scorcio sempre preso dall'alto del Glen Canyon, del lago Powell, ok? Come vedete si intuisce che un tempo qui c'erano delle gole strettissime e andavano in profondità perché è un po' un Glen Canyon allagato, ecco, per fare un paragone con qualcosa che conosciamo. Ed ecco un'altra slide, giusto per inquadrare con le immagini di cosa si sta parlando. Un paio di notizie per conoscere meglio questo lago. Il suo nome deriva da John Wesley Powell, maggiore dell'esercito americano, reduce della guerra civile, quindi stiamo parlando degli anni fra il 1861 e il 65, tanto è durata. Poco dopo il termine della guerra, Powell nel 1869 con quattro imbarcazioni esplorò per la prima volta in maniera direi scientifica il corso del Colorado River, partendo da Green River nel Wyoming, un affluente del Colorado, e percorrendo un viaggio di 1600 km durato 99 giorni, con non poche difficoltà ovviamente. In memoria di questo esploratore, che peraltro era anche senza un braccio, aveva perso nella battaglia di Shiloh durante la guerra, è stato dato il nome a quello che è il lago Powell, ovviamente. E, come detto prima, creato il lago Powell dallo sbarramento del Colorado River. Scusate la ripetizione, ma è essenziale perché il Colorado poi ci seguirà per tutta la presentazione. Un dato tecnico, il Lake Powell, con oltre 3200 km di coste e 650 km quadrati circa, è il secondo bacino artificiale più grande degli Stati Uniti, dopo il Lake Mead, che si trova tra Nevada e Arizona. Questi numeri possono dirvi poco, ma un esempio che forse arriva a tutti. Il lago di Garda è 370 km quadrati, questo quindi è quasi più del doppio. Il volume delle acque nel corso degli anni è cambiato spesso, diciamo che il massimo si è raggiunto negli anni 80, però è andato poi calando nel corso degli anni, da qualche annetto, da una situazione critica a cui eravamo arrivati, si sta un pochino riprendendo. Ed ecco Page, e qui siamo sempre ovviamente, sta parlando di Arizona, cittadina nata dal nulla nel 1957, è tra i più recenti insediamenti urbani degli Stati Uniti, è sorta ovviamente per via della costruzione della diga. Infatti gli abitanti di Page erano le famiglie degli operai o degli ingegneri e tecnici che hanno contribuito alla costruzione della diga. Una volta terminata l'opera, dato che ci sono voluti in pratica 10 anni, ormai si era formata una comunità ad oggi di circa 9.000 abitanti che si è strutturata nel corso degli anni, soprattutto gli ultimi 20-30, in funzione del turismo. Page riceve ogni anno più di 3 milioni di visitatori, e questo fa sicuramente capire l'enorme interesse turistico che suscita questa regione. Vediamo come si arriva a Page.
C'è un piccolo aeroporto a Page che è servito solo dai voli della Great Lakes Airlines, che opera collegamenti diretti giornalieri con Phoenix, con Los Angeles e con Denver. Però la stragrande maggioranza dei turisti arriva a Page in auto o in moto, magari in sella, una bella Harley Davidson, una Indian, sarebbe una bella entrata trionfale in città. E alla fine sono di strada, sono poco più di 4 ore su Phoenix e su Las Vegas. Oltretutto, trovandosi Page nel cuore del Southwest, si inserisce in maniera perfetta in qualsiasi itinerario fly and drive per esplorare alcuni dei parchi più spettacolari del West americano, come ho già detto prima, il Bryce Canyon, la Monument, lo Zion, eccetera. Allora, quanti giorni, la domanda è questa poi alla fine, che è lo scopo del webinar di oggi, quanti giorni dedicare a Page? Probabilmente nella media succede che su Page si sta poche ore o al massimo una notte. E io, forse un po' contro tendenza, vi direi almeno 2 notti e meglio se 3. E capisco perfettamente che spesso e volentieri ci si trova davanti al cliente che in 15 giorni vuol fare un paio di volte dall'Atlantico al Pacifico stile Forrest Gump, magari non a piedi, e si avanza anche qualche giorno alla fine un po' di mare. In questo contesto che conosco bene, proporre 3 notti a Page può sembrare davvero togliere tempo prezioso al resto di un ipotetico itinerario più complesso e che tocca più località, ma credo che ora più che mai, secondo me, il cliente ha voglia anche di essere un po' stupito con suggerimenti anche fuori dagli schemi, rimanendo sempre con i piedi per terra come elogio, altrimenti di idee viaggio fuori di testa ve ne potrei fare un elenco. Il senso della proposta è questa: se si riesce a far comprendere che le dimensioni degli Stati Uniti e le infinità di cose da vedere sono tali da non potersi esaurire in un unico viaggio, come si spera, magari lo stare più notti a Page e il Lake Powell è concepito meglio come parte fondamentale di un viaggio che tocca anche altre località. Ovviamente ci si sta rivolgendo a un cliente che, diciamo, a cui piace assolutamente la natura, a cui piace un'attività all'aria aperta e dinamiche, e diciamo è chiaro che qui, scusate la battuta, ma il Twiga di Marina di Pietrasanta non c'è. Qui si sta parlando di natura al 100%. Non mi prendo comunque responsabilità se voi nel proporre 3 notti a Page fate scappare il cliente, vedetelo un attimo caso per caso con chi avete davanti. Per parlare delle attività possibili a Page, ecco, vediamo se scorre questa slide, ne abbiamo tantissime, non le affronteremo tutte, ma sicuramente toccheremo le più importanti. Diciamo, c'è anche, per esempio, cosa che qui non appare nella slide, c'è la possibilità di golf nella zona, fra l'altro anche molto bello dal punto di vista scenografico, ma non lo andremo a affrontare oggi. Può essere un ottimo argomento per prossimi webinar. Già a un primo sguardo da questa slide, però, ci si rende conto che per considerare 3 notti su Page non è proprio una forzatura, perché di cose da fare ce ne sono tantissime. Anzitutto una breve nota di clima ve la devo fare, che poi condiziona tutte le attività e quindi la stagionalità. Ci troviamo nel cosiddetto deserto alto, High Desert, su quello che è il margine sud del Great Basin Desert, che fa parte a sua volta del Colorado Plateau, un enorme altipiano che coinvolge tutto il corso del fiume Colorado e che tocca i vari stati di Arizona, Utah, in parte Colorado anche. È una vasta area che sta appunto, questa di cui stiamo parlando oggi, tra Arizona e Utah, e poi coinvolge anche New Mexico e Colorado, e che segue appunto il corso del Colorado River. È casa sua, questa è casa del Colorado, lo ritroviamo dappertutto. L'altitudine media sul livello del mare va da un minimo di 1000 fino ai 2500 metri, creando poi varie zone climatiche che hanno, diciamo, come caratteristica comune estati calde e inverni abbastanza rigidi, con temperature anche sotto lo zero e possibili nevicate anche se non sono molto frequenti. Nello specifico Page, che si trova a circa 1300 metri sul livello del mare e quindi anche l'area circostante a Page, ha estati calde e anche umide per la presenza del grosso bacino d'acqua, e quindi nel tardo pomeriggio non è raro
che ci siano temporali, soprattutto in luglio, agosto, insomma nella stagione estiva. L'acqua del lago, notizia fondamentale, è calda da giugno a settembre, piacevolmente calda, e questo in relazione anche alle possibili attività acquatiche praticabili che poi vediamo. La primavera, diciamo aprile-maggio, invece è abbastanza ventosa, con il clima molto variabile, le acque del lago sono ancora fredde, quindi c'è meno gente ma si gode meno dell'ambiente. Molto valido settembre, perché ancora l'acqua rimane calda, e con un po' di fortuna per soggiornare in quest'area anche ottobre è eccellente. L'ultima notizia, che può sembrare banale ma non lo è, il fuso orario. Qui ora non c'è la mappa, non ve la mostro, ma potete andarvela a cercare, una mappa dei fusi orari all'interno degli Stati Uniti. Qui siamo nella fascia, teoricamente, siamo nella fascia meno 8 ore rispetto all'Italia, che è chiamata Mountain Time. In realtà, se la mappa è fatta bene, farà vedere che l'Arizona ha anche un altro fuso, perché non applica, un altro colore, diciamo, perché non applica l'ora legale. E quindi questo vuol dire, per esempio, che gran parte dell'Arizona, quando è l'estate, quando è il periodo in cui ci sono probabilmente i vostri clienti in giro per queste regioni, l'Arizona è a meno 9 ore come meno 9 è la California. Okay? Ma non è finita qua. In Arizona c'è una bella fetta di riserva Navajo che invece adotta l'ora legale, e quindi siamo perfettamente nel Mountain Time, che va su anche per tutto lo Utah, di meno 8 ore rispetto all'Italia. Il concetto è un po' strano, perché in effetti poi parlare di fusi orari, però facciamo un esempio classico: il cliente che con l'auto arriva dalla California, parte da meno 9, va a Las Vegas, che è sempre meno 9 ore rispetto all'Italia, fa un giro per il Bryce, la Monument Valley, eccetera, arriva a Page e sarebbe dovuto passare alle famose meno 9, perché appunto l'Arizona non ha l'ora legale, e invece in Navajo applicano l'ora legale, e quindi siccome Page rientra dentro la riserva Navajo è a meno 8 ore. Scusatemi, ora magari qualcuno sta lì a pensare a questa considerazione, ma può essere importante, perché soprattutto col cliente che si fa questi due o tre fusi orari e poi deve prendere un volo qui, no, ma deve andare a fare delle escursioni e rimane con l'ora non corretta, è bene spiegarle queste cose, perché altrimenti poi magari potrebbe dirvi a voi: non mi avevi detto che l'ora cambiava due o tre volte. Basta prendere una mappettina, è tutto molto semplice. Ricordatevi che l'Arizona non ha l'ora legale, quindi meno 9 nell'estate rimane come nella California il fuso orario, però nella riserva Navajo si applica l'ora legale, quindi si passa a meno 8. Allora, partiamo con cosa fare a Page. Horseshoe Bend. Questo è uno dei più bei panorami del Southwest, si tratta appunto di Horseshoe Bend, che non c'entra niente con un altro Horseshoe Bend che è un military park in Alabama, ma è una vista, un affaccio bellissimo sul Colorado River. Non è un National Park o un National Monument, siamo in riserva Navajo, come detto, come gran parte di quello che vedremo oggi. L'Horseshoe Bend è posizionato a circa 6 km a sud-ovest, anzi sulla sinistra, sud-ovest di Page, lungo la Interstate 89, che è la strada che i vostri clienti percorreranno in auto se stanno venendo da sud, dal Grand Canyon, o dal Bryce Canyon da ovest, la incroceranno di sicuro, e in pratica se la trovano davanti se arrivano invece dalla Interstate 98, che viene poi, diciamo, dopo una deviazione dalla Monument Valley. Praticamente non si paga ingresso, si parcheggia la macchina su uno spiazzo sterrato, si fa una camminata di 15-20 minuti, si scollina tutto un terreno sabbioso, si scollina una collinetta, circa un chilometro il tutto, e ci si trova davanti a questo spettacolo. In estate sarebbe bene non arrivarci alle 1 o 2 del pomeriggio, perché poi a fine camminata, magari a 40 gradi, spesso è tra le 1 e le 2, non c'è nessun chiosco bibito o distributore automatico di lattine, quindi in nulla più assoluto, come è giusto che sia. Ci sono solo un po' di turisti, ogni anno sempre di più, perché ormai questa immagine è diventata anche molto famosa e quindi la gente vuol sapere dov'è e va a visitarlo. Io mi ricordo la prima volta che ho visto Horseshoe Bend, era nel 1990, eravamo in 4 o 5, non di più, e ce lo disse un indiano Navajo al distributore di benzina lì a Page, perché non era nemmeno segnalato da un cartello, e in era pre-internet probabilmente non lo sapevano neanche quelli della Lonely Planet. Qui siamo siamo a circa 300 metri sopra il Colorado, siamo a valle
della diga del Grand Canyon. Quindi siamo proseguendo sulla destra del corso del fiume, vedete ci sono delle imbarcazioni, se seguiamo la destra arriviamo alla diga, andando a sinistra proseguiamo lungo il corso del Colorado. Allora, Horseshoe Bend si può visitare anche di passaggio, questo obiettivamente non richiede il pernotto a Page, perché è una visita veloce che in un'oretta si fa tutto. Un'altra attività invece interessante che coinvolge Horseshoe Bend è, per chi dorme a Page ovviamente, è il rafting, chiamiamolo rafting, che però è molto molto facile, sul Colorado. Si può fare con questi gommoni tipo Zodiac, che possono trasportare dalle 12 alle 20 persone, o con motoscafi classici. In entrambi i casi si viene presi a Page, dove ci sono gli uffici della compagnia, e trasportati in pulmino alla Glen Canyon Dam, alla base, da cui si parte con l'escursione in gommone, che prevede poi varie soste per vedere sia pitture rupestri, fare il bagno per chi lo desidera, e chiaramente poi passando sotto Horseshoe Bend è uno spettacolo visto anche dal basso. Il tutto dura circa mezza giornata e si rientra poi con il pulmino a Page, e in estate ci sono due partenze, una diciamo la mattina presto e una verso le 13. Prezzo indicativo, molto indicativo, sui $100 circa. Quello è motoscafo, una partenza sola durante la giornata e costa un po' di più. Oggi vi segnalo alcuni prezzi delle varie attività, giusto per darvi un'idea, e ve li do in dollari, dato il cambio impazzito delle ultime settimane del dollaro, quindi non avrebbe senso darvi un equivalente in euro, e poi, ripeto, sono sempre prezzi indicativi e senza tasse, che comunque nel calcolo finale vanno inserite. E poi dico la verità, non siamo qua a proporre la singola escursione, ma siamo diciamo a inquadrare il tutto in un progetto di viaggio più articolato, che alla fine, se presentato bene al cliente, avrà un costo che io reputo adeguato in una maniera più assoluta per quelle esperienze che si andranno assolutamente a fare. Un'altra delle attività possibili con base a Page, e che è forse la più conosciuta in assoluto, è quella della visita dell'Antelope Canyon. L'Antelope Canyon è una gola strettissima di roccia arenaria, formatasi nel corso dei milioni di anni grazie all'erosione di acqua, vento e ghiaccio. Queste sono poi le caratteristiche che contraddistinguono tutte queste formazioni rocciose nella zona di Page e anche allargando un po' l'area. Si tratta di uno slot canyon, così sono chiamati questi particolari canyon, che hanno questa caratteristica di essere strettissimi, quindi, e profondi, quindi slot, che in inglese appunto è scanalatura e fessura, inquadra bene di che cosa si sta parlando. Lo Utah ha la più grande concentrazione al mondo di slot canyon, ce ne sono al Bryce, allo Zion, anche in altre località dello Utah. Qui però siamo in Arizona, anche se vicini al confine con lo Utah. Ci sono due sezioni dell'Antelope Canyon, una è l'upper, che è quella della foto, e una è la lower, che poi vediamo. Le due sezioni sono separate dalla Interstate 98, che ci passa proprio nel mezzo. Il più visitato e famoso è sicuramente l'upper, questo qui della fotografia, perché è anche il più accessibile. Vi si accede solo per mezzo di visite guidate, organizzate dai nativi Navajo. Vi ricordo sempre, qui siamo in piena riserva Navajo. La durata dell'escursione è di circa 1 ora e 30 minuti. Si parte da Page, downtown cittadino, in cui hanno sede le varie compagnie, sono 4 o 5, che con dei pick-up caricano i clienti e arrivano rapidamente all'ingresso del canyon, percorrendo poi tutta una pista sabbiosa in fuoristrada che in macchina assolutamente sarebbe improponibile. E ci si trova in questa situazione qua, che ora vediamo. Eccolo lì, finito il sogno. Sembra di essere ai saldi di fine stagione, a Firenze, in via Calzaioli o dove volete voi, nelle vostre città. Allora, battute a parte, ho messo questa foto perché secondo me si deve essere corretti al 100% con i clienti in quello che si propone. Di foto sull'Antelope Canyon se ne vedono oramai a centinaia sul web, ma io ho notato che in quasi tutte non c'è mai un'anima in circolazione, ma va spiegato che non è la realtà. La prima volta io l'ho visitato sempre a inizio degli anni 90, sono arrivato a piedi all'ingresso, si pagava l'accesso al parco a un indiano assonnato dentro un casottino e poi a piedi si arrivava all'accesso del canyon in mezz'ora di camminata. Pochi temerari sotto i 35 gradi lo facevano. Ora ci sono 4, forse 5 società, tutte gestite da Navajo, che partono da Page.
ciascuna con 4-5 pick-up su cui salgono 15-16 persone. Fate voi i vostri conti su quanta gente poi arriva giornalmente. Questo però non cambia il fatto che l'Antelope Canyon sia straordinario e va assolutamente visitato per chi transita in questa regione o soggiorna meglio ancora a Page. Notizia positiva, le esperte guide Navajo che accompagnano i tour, molte delle quali sono donne fra l'altro, sono di un'efficienza e organizzazione svizzera, fanno passare piccoli gruppetti di persone per volta e fanno stare tutti i turisti diciamo che precedono questi gruppetti nascosti dietro gli anfratti del canyon, in modo che ciascuno possa fare una fotografia come quella che si è visto precedentemente e che poi replichiamo qui in altre due slide appena passa l'immagine. Eccole qua. Cioè, chiunque farà queste immagini visitando l'Antelope Canyon, perché tanti turisti verranno nascosti tranquillamente su ordine delle guide che accompagnano. Stefano, scusa. Vi accennavo. Sì, prego. Sì. No, mi chiedono se puoi andare leggermente più piano nell'esposizione. Ah, certamente, okay, certamente. Sono un po' macchinetta, perdonate, ma ormai vado un po' a ruota libera. Rallento, tanto stiamo qui fino a verso le 5-5:10, non c'è problema. Allora, sto scherzando naturalmente. Cerco di chiudere assolutamente nel tempo. Io ti rispedito. Proseguo? Posso andare lì? Sì, vai, tranquillo, vai. Ok. Allora, vi accennavo che ci sono varie fasce orarie per visitare, o se non ve lo accennavo ve lo accenno ora, mi sembrava averlo detto, che ci sono varie fasce orarie per visitare l'Antelope Canyon, sezione upper, ok? Ora qui sono passato alla lower, scusatemi, ma faccio un attimo un passo indietro, giusto per capire di cosa parliamo. Ecco qua. Quindi, varie fasce orarie. Parliamo dell'estate, da maggio a ottobre, perché poi d'inverno, per via anche della minor luce, ci sono meno frequenze. Si parte dalla prima, alle 7 di mattina, poi c'è alle 8, le 9:30, 11:30, che è la più gettonata, 13:30, 15:30 e l'ultima alle 16:30. Più o meno tutte le compagnie si adeguano a questo orario. Di sicuro tutte vanno intorno tra le 11:30 e mezzogiorno, perché è la luce migliore nella maniera più assoluta. Ed è quella più richiesta e che costa leggermente di più, ma si sta parlando di $50-60 a persona contro i $40-45 delle altre escursioni. Per trovare posto a luglio, agosto, ma anche a giugno e settembre, all'escursione delle 11:30 bisogna prenotare mesi in anticipo. Mesi in anticipo, perché anche se ci va molta gente con varie compagnie, insomma, non ha una capienza illimitata la parte dei servizi che porta all'Antelope Canyon. Quindi mesi in anticipo per trovare posto sull'escursione delle 11:30 con la luce perpendicolare, come vediamo nella foto a destra. In realtà poi, a una fiera io di 2 anni fa a Las Vegas, ho parlato con una signora proprietaria di una delle società che effettuano le escursioni e mi ha detto che per lei la più bella è quella delle 9:30 di mattina. Lei è vissuta e cresciuta lì, quindi le credo sulla parola. Ci sono tour fotografici dedicati proprio agli appassionati per piccoli gruppi, massimo 12 persone, e con solo due partenze, mi pare alle 9:30 e sicuramente quella delle 11:30. Hanno delle priorità in alcune aree del canyon, quindi il tour è più lungo, ci sta più di 2 ore e mezzo, ma alla fine la carovana di asiatici che si domanda con l'area un po' sperduta dove sia l'outlet di Prada, la trovano comunque dentro il canyon. E quindi anche se sono tour fotografici dedicati a chi vuol fare questo tipo di immagini, ci vuole un po' di pazienza e di tolleranza da parte del turista, perché l'affollamento obiettivamente un pochino c'è. La parte lower invece dell'Antelope è attraversato la strada, ci si va, diciamo, lo scenario più o meno è quasi identico, un po' meno affollato perché c'è da fare una discreta camminata, ma ormai il turista non si ferma davanti a niente, quindi c'è gente anche a lower. E si entra in piccoli gruppetti accompagnati sempre e in questo caso non si prenota, si paga il biglietto d'ingresso e si attende che si formi il gruppo e poi si parte con la guida Navajo. L'accesso è un po' più difficoltoso, ma comunque è alla portata di tutti. Vedete, ci sono queste scale di ferro
che poi proseguono con un'altra rampa e si arriva all'interno del canyon. Si soggiorna a scusate, per chi soggiorna a Page può fare entrambi i canyon, perché c'ha più tempo, insomma anche per il lower Antelope Canyon ci vuole almeno un paio d'orette e mezzo, sommato anche all'altro si passa più di una giornata, più di mezza giornata quasi, per fare queste due escursioni, per cui proseguire da qui per arrivare alla Monument Valley o Grand Canyon diventa un tour de force improponibile. Una notizia, giusto per così, perché lo sappiate, in caso di piogge e temporali, anche in aree lontane da questi canyon, ma sempre a monte, le escursioni vengono sospese, perché questi slot canyon sono molto pericolosi. Nel 97, nel Lower Antelope Canyon, un temporale improvviso, probabilmente valutato male anche dalla guida che accompagnava, è costato la vita a 11 persone, turisti, molti dei quali erano francesi. E da quella volta, chiaramente, la regolamentazione delle visite si è fatta assolutamente più severa. Perdonate questo dettaglio tragico, non voglio ora spaventare nessuno, ma semplicemente far presente che qui, come negli altri luoghi degli USA, la natura è davvero imponente, ma anche drammatica, e va sempre rispettata. Nei parchi nazionali americani, per esempio, si entra in contatto talvolta con natura davvero wild al 100%, e non ci sono segnalazioni che ovunque indicano pericoli, per cui ce ne sono tantissime e poco lette, però bisogna anche sempre stare un po' al buon senso, che spesso non sempre c'è da parte dei turisti. Passiamo a un'altra attività, sempre da fare con base Page Lake Powell, ed è il Rainbow Bridge National Monument. Sempre un'altra meraviglia della natura, si tratta del ponte naturale più grande al mondo. In questo caso ovviamente un ponte di roccia, arenaria sempre, sandstone, alto circa 84 metri, largo una settantina. Vedete che lì in basso ho cerchiato delle persone in rosso perché neanche si vedono, per far capire le dimensioni del ponte. Per secoli è stato ritenuto sacro dai Navajo, e ancora lo è, era visto come la materializzazione di un arcobaleno, da cui il nome poi, ed è anche ritenuto dalla cultura Navajo il guardiano dell'universo. Vi ricordo che siamo in riserva Navajo anche su questo National Monument qua. È stato dichiarato National Monument nel 1910, ma la conoscenza da parte dei bianchi risale a pochi anni prima, fine 800. La formazione del Rainbow Bridge è dovuta, come si può immaginare, ai milioni di anni di evoluzione geologica. In questo caso sono depositi di dune di sabbia strato su strato, poi indurite e modellate nel corso dei milioni di anni dagli agenti atmosferici. Considerate che qui comunque era tutto quest'area vastissima che coinvolge i vari stati che vi ho detto prima, il nord dell'Arizona, sud dello Utah, in parte anche Colorado e New Mexico. Era un enorme mare che poi si è prosciugato e le terre sono emerse, da cui è venuto fuori cose straordinarie come questo qua, o anche la Monument Valley e tutte le altre formazioni che ci sono in questa regione. Come si arriva al Rainbow Bridge? Fondamentalmente in una maniera sola. Un tempo si diceva solo in barca, perché l'acqua del lago era più alta e arrivava fino a sotto, ma praticamente adesso si va sia in barca che a piedi. Praticamente con l'imbarcazione si approda in un pontile che vedete qui nella foto in basso a destra, e poi si prosegue, sarà circa un miglio e mezzo, forse un po' meno, di camminata. Si potrebbe in teoria noleggiare un'imbarcazione per conto proprio a Page, poi lo vediamo, è possibile arrivarci in indipendenza, ma se non si è pratici di navigazione, soprattutto di orientamento, perdersi fra le gole del Lake Powell è un attimo. Quindi vediamo il tour organizzato, che è la maniera più semplice per i clienti di arrivare al Rainbow Bridge. Si parte dalla Wawip Marina di Page, che è il porticciolo turistico più importante, ma ce ne sono anche altri. Solitamente la partenza è alle 8 di mattina, si naviga per una cinquantina di miglia all'interno del Lake Powell, passando da diversi punti panoramici molto suggestivi, e ci vogliono circa 2 ore. A bordo delle imbarcazioni ci sono tutti i comfort possibili, bevande, non c'è il cibo, quindi per chi vuole, insomma, visto che l'escursione è lunga, se lo deve portare direttamente.
Arrivati all'approdo c'è appunto un'oretta e mezzo di camminata, anzi scusate, c'è un'oretta e mezzo di tempo a disposizione, perché poi alla fine è mezz'ora andare, mezz'ora tornare e mezz'ora si può stare lì a fare le foto di rito senza problemi. Si risale a bordo, si rifanno le 2 ore circa di navigazione e si torna su page, in totale 5 ore e mezzo, 6 ore circa. Costo sempre indicativo sui $125-130 a persona più tasse e fee di ingresso al parco. Se i vostri clienti hanno già il pass, quello che si chiama American the Beautiful National Park Pass, non ripagano. Quello costa $80, l'ha detto ieri anche Lucia, vale un anno, vale per veicolo e copre fino a, diciamo, a 3 persone. Ragazzi sotto 15 anni poi non pagano se sono accompagnati appunto da 2 adulti, insomma dai genitori. Assolutamente conviene questo pass per chi fa più di 4 parchi nazionali, per chi visita più di 4 parchi nazionali. Questa escursione conviene sempre prenotarla in anticipo, perché comunque in alta stagione c'è quella partenza sola, non si trova facilmente posto. Non l'ho detto, chi fa l'escursione in barca a Rainbow Beach è meglio se poi pernotta la sera a Page, perché tornando nel metà pomeriggio è chiaro che i clienti dovrebbero fare le corse per arrivare in 2 ore, ma anche di più, alla Monument Valley o in altre 2 ore al Grand Canyon, che sono le 2 tappe più vicine, oppure proseguendo verso i Bryce. Ma si perderebbe, secondo me, un'occasione che è quella appunto della sosta più prolungata nell'area di Page. Altre attività possibili. Eccolo qua. Vediamo se parte la slide. Dunque, sono tutte legate ovviamente alle attività acquatiche. C'è per esempio una crociera che è una dinner cruise, che si fa una cena a bordo della Canyon Princess, che è un bellissimo yacht, e in 2 ore questo yacht fa un itinerario tra le più belle e spettacolari gole del Grand Canyon. E allo stesso tempo viene servita la cena. La partenza è alle 18. Per gli americani è ora di cena, noi chiamiamolo aperitivo anticipato, perché a quell'ora lì, insomma, per gli italiani è un pochino presto, però lo spettacolo, diciamo, è garantito. C'è poi un'escursione sempre in barca che segue il corso originale del Colorado River, quello che c'era prima che venisse sbarrato con la diga, e si arriva fino alla parte dell'Antelope Canyon, che è ancora più bassa dei due che abbiamo visto prima e che è riempita dalle acque del lago, molto suggestiva anche quella, dura 1 ora e mezzo circa. C'è poi un'altra escursione sempre in barca che fa visitare sia le strette gole dell'Antelope Canyon che di un altro canyon che si chiama Navajo Canyon, durata anche questa 2 ore e 30, ma ce ne sono tantissime di escursioni possibili sul Lake Powell. Per chi ha dimestichezza con le imbarcazioni, una soluzione originale potrebbe essere quella di noleggiare un piccolo motoscafo o anche un jet ski, un moto d'acqua. Ci sono diverse società che lo fanno, costi circa dai 60 ai $90 l'ora. Poi se si noleggia per la giornata intera, chiaramente i prezzi sono più convenienti. Si possono poi noleggiare kayak e canoe, però sinceramente, date le dimensioni del lago, se non si è i fratelli a Bagnale, si va poco lontano. E per chi, per esempio, ha modo di muoversi in barca, ci sono un sacco di altri punti di interesse che ora non vi sto a dire, Rock Creek Canyon, la Gorge Arch, ve li ho segnalati lì nelle foto e vedete quanto sono belli. E considerate che pare ce ne siano 96 di canyon e di gole sul Lake Powell. Ci sono anche rovine storiche degli antenati di quelli che sono i Navajo e gli Hopi, cioè gli Anazazi. Non è la Mesa Verde ovviamente, ma sono rovine interessanti da visitare per chi fa un'escursione lungo il Lake Powell. Proseguiamo con le escursioni, perché come vi dicevo, è assolutamente denso il panorama possibile. Ritorniamo sulla terraferma e siamo a Page, la città di Page, che di per sé ha ben poco per meritare la visita, lo dico onestamente, però ormai che ci siamo, visto che ci serve come alloggio, da Page si può dare un'occhiata al Powell Museum, che è principalmente dedicato a John Leslie Powell, il maggiore che ha esplorato, vi ricordo, nel 1869 per la prima volta il Colorado River, e poi ha replicato l'impresa nel 1871. La volta dopo l'espedizione è durata 1 anno e mezzo,
e il museo riporta appunto tutta la mappa delle varie esplorazioni, i reperti, le imbarcazioni usate nell'esplorazione, molto interessante, perché poi fa anche una storia delle popolazioni native della zona. Si può andare alla diga, alla Grand Canyon Dam, e visitarla dall'alto, insomma c'è proprio anche lì una sorta di visitor center che dà informazioni e dettagli tecnici sulla diga. Poco lontano si trova anche il Navajo Bridge, vedete la foto a destra, che è praticamente costruito sopra il Marble Canyon. In realtà sono due ponti, uno è storico, aperto nel 1929, che è quello a sinistra, ok? E l'altro ricostruito nel 1994, che è quella a destra. Qui è come se fossimo dall'altra parte, diciamo, rispetto a Page. Abbiamo attraversato già il Lake Power e siamo dall'altra parte. E siamo sopra 40 metri d'altezza sul Marble Canyon, sul corso del fiume sotto, e praticamente il proseguo dell'Interstate 89. Molto bello da visitare, perché poi in questa zona si avvistano facilmente anche i condor della California, che sono una specie di animale molto, molto raro che qui si riesce a vedere. C'è nelle vicinanze un negozietto di oggettistica artigianato dei nativi che fa fare anche le passeggiate lungo il vecchio, lo historic Navajo Bridge, ed è sempre gestito appunto dai Navajo. Fuori città da Page ci sono, per esempio, c'è un Navajo Village, che è una ricostruzione anche di un antico villaggio nativo, ci sono degli yogan, ci sono appunto le loro abitazioni tipiche, è possibile visitarlo, è davvero appassionati, lo tendo a sottolinearlo, perché prima di recarsi sul posto, che non è neanche facile da trovare, meglio contattarli anche tramite il Power Museum, perché alle volte si arriva lì e non c'è nessuno, quindi bisogna sapere prima se ci sono attività previste, magari fanno danze, fanno presentazioni della loro cultura, accompagnano a fare dei mini tour, ma è sempre bene informarsi prima sulle attività possibili. Un'altra escursione, più che escursione, diciamo è un tragitto da fare facendo base a Page, è questa qua, di cui sempre ieri Lucia ha accennato, la parte sconosciuta del Grand Canyon, che è il North Rim. Praticamente è un'escursione sicuramente impegnativa, perché da Page ci sono circa 3 ore di guida a andare e 3 ore di guida sul ritorno, però qui non ci va veramente nessuno, ed è un panorama meno spettacolare probabilmente del South Rim, ma altrettanto suggestivo. Siamo sui 2600 metri sull'Imperial Point, che è il punto più alto, contro i 2100 metri del South Rim, e è completamente diversa la vegetazione, qui il clima è anche diverso, è più umido e più fresco. Come turisti direi un centesimo di quelli del South Rim. Facendo base a Page, questa è un'escursione che vale la pena considerare, perché poi se no al North Rim del Grand Canyon non ci si va mai, difficilmente viene proposto, perché è molto fuori mano rispetto ai circuiti turistici tradizionali. Ed eccoci a quelle che probabilmente sono le escursioni più spettacolari in assoluto da poter realizzare con base Page, dall'aeroporto di Page. Sono le escursioni in volo. Fondamentalmente ce ne sono 3, che partono tutte dall'aeroporto di Page. 2 sono effettuate con questi turbo elica che vedete, sono dei De Havilland Vista Liner da 17 posti, con finestrino panoramico garantito, e cuffie anche con il sonoro multilingua. Dovrebbe esserci anche l'italiano, ora su queste sono escursioni un po' particolari, casomai ve lo facciamo risapere della lingua italiana come sottofondo di spiegazioni, perché sul Grand Canyon, South Rim, nessun problema, lì è al 100%, ma qui siamo su aree un po' più particolari e non vi garantisco che poi ci sia il sottofondo con il parlato anche in italiano. Di solito ci sono 2 partenze giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio. È sempre bene però verificare la data esatta in cui interessa far fare l'escursione ai clienti e che sia operata in quel giorno, perché soprattutto per esempio quella della Monument Valley, che poi vedete lì in alto, viene effettuata solo con un minimo di 4 passeggeri. Diciamo questo limite poi c'è un po' su tutte le escursioni in volo, e infatti viene richiesto ai clienti il giorno prima di contattare la compagnia per farsi dare conferma anzitutto dell'orario e soprattutto
dell'effettivo svolgimento del volo. Di compagnie che le effettuano ce ne sono praticamente tre. Le due più importanti sono la Papillon Helicopters e la Grand Canyon Airlines, che alla fine sono la stessa proprietà, e un'altra compagnia che ha base su Phoenix, ma che parte comunque da Page, che è la West Wind Air Service. Il volo sulla Monument dura complessivamente 1 ora e mezzo e sorvola anche il Rainbow Bridge, oltre che il Lake Powell ovviamente, e tutta la Monument Valley. Inutile dire, è un qualcosa di indescrivibile. L'altro volo, quello scenico, che fa Lake Powell e Rainbow Bridge, ha una durata complessiva di circa 40 minuti e fa appunto una panoramica sui Lake Powell e le attrattive principali del lago. Prezzi indicativi sui $150-160 più tasse per il volo su Lake Powell e sui 270 circa per quello sulla Monument Valley. Ma come vi avevo detto, di escursioni in volo ce ne sono tre, e la terza è questa qua, che è secondo me la più spettacolare. Si realizza in elicottero, sempre in partenza dall'aeroporto di Page, e è l'atterraggio sulla Tower Butte, che è, ora poi vediamo, questa mesa nel mezzo a Lake Powell, insomma Lake Powell ha un'area lì che coinvolge Lake Powell, che è straordinario perché ci si arriva sopra con l'elicottero. Praticamente questa la fa solo la Papillon Helicopters, che poi è anche la Grand Canyon Helicopters, è la stessa compagnia come dicevo prima. Ha iniziato nel 2013 e io l'ho potuta sperimentare in quell'estate lì, e è una delle più spettacolari in assoluto fra le tante che si possono fare in molte zone degli Stati Uniti, soprattutto nel sud-ovest. Quello che fa la differenza è proprio l'atterraggio, ed è quello che dà il valore aggiunto. Per esempio, quella che è molto suggestiva, che sorvola il Grand Canyon, che si fa del South Rim, o anche quella che va dentro il Grand Canyon West Rim, ho fatto anche quelle, sono bellissime, però qui il fatto di atterrare e ripartire, fermarsi e avere tempo per vedere il panorama è qualcosa di incredibile. Considerate che il tutto dura 30 minuti, ci sono due partenze che le alternate fra le due compagnie, una la mattina presto e una nel pomeriggio per godere anche della miglior luce, e essendo abbastanza nuova come escursione ancora secondo me deve essere conosciuta dal pubblico, quindi può anche darsi che in futuro le frequenze dei voli aumentino o magari, anzi magari mi auguro di no, cessino del tutto, ma può capitare, perché se non ha il successo che si aspettano, sicuramente non continueranno a operarla. Vediamola nel dettaglio velocemente. La partenza, come vedete dalle slide, è questa. Praticamente si sorvola come prima parte l'Horseshoe Bend e si vede in lontananza il promontorio del Butte, sul quale poi si andrà ad atterrare. Il volo di per sé non dura tantissimo, il volo sono quei 10 minuti di andata e 10 minuti di ritorno dell'elicottero, perché poi c'è il sostare direttamente sulla Tower Butte. Come vedete poi si sorvola il Lake Powell e si arriva, avvicinamento, la foto in basso, con l'atterraggio sulla Butte. Tempo per le foto di rito, chiaramente, e questa è l'immagine finale, non presa ovviamente dallo stesso elicottero che fa l'escursione, ma è una foto pubblicitaria della Papillon, che però rende molto l'idea su che cosa sia questa Butte, su come sia suggestivo lo stare lì sopra, poter scendere, farsi un po' di foto in tranquillità, risalire sull'elicottero e tornare poi su Page. Panorama mozzafiato a 360 gradi in cima. Si sta circa 15 minuti sulla vetta della Butte. Costo indicativo sui $245 più tasse a persona, ma le vale fino all'ultimo centesimo, ve lo garantisco. Vediamo adesso, visto che ho insistito molto per farvi stare a Page, dove sostare su Page, giusto un paio di suggerimenti. Allora, ci sono, anzitutto partiamo proprio dal livello più basso, ci sono 4 campeggi e aree di sosta per camper e roulotte, per chi è interessato a questo tipo di soggiorno. Si contano poi 20 e anche qualcosa in più di strutture, per lo più sono i classici hotel di note catene come Best Western, che ce ne sono 2, Holiday Inn, altre 2, e poi abbiamo i vari Motel 6, Super Motel 8, Days Inn, Quality Inn, Travel Lodge, Courtyard, del gruppo Marriott. Non ha senso analizzarli tutti perché devo dire, salvo eccezioni, che poi magari vediamo
nel particolare il livello, almeno per le catene più note, è abbastanza simile e più che accettabile. Molto validi i due Best Western, come sempre una garanzia, buono anche il Courtyard Marriott e anche il Days Inn, che è poi del gruppo Wyndham. E valido anche il Comfort Inn, che è della Choice Hotel. Ci sono poi 6 o 7 bed and breakfast che però non ci riguardano minimamente perché vanno sui canali diretti al cliente e non usano l'intermediazione. Ho scelto invece di parlare di questa, in particolare di questa struttura, che è il Lake Powell Resort and Marinas, che non ho menzionato prima. È sicuramente una buona struttura, grande, molto grande, bellissima posizione panoramica sul Lake Powell, e questo è già un plus. Vedete nella foto la spettacolare vista di uno dei due ristoranti, Rainbow Room, ce ne sono due in cui si mangia anche bene, c'è un pub, un ulteriore ristorante alla Warwick Marina, che è il porticciolo turistico poco sotto, sempre gestito dalla società che è la proprietà dell'hotel. In estate c'è un ristorante che è Latitude 37, che è all'aperto nella zona della marina, molto suggestivo. C'è poi un caffè, con un caffè di Starbucks, non poteva mancare. Le camere sono spaziose, di varie tipologie, il resort ne ha 348, ha un centro fitness, piscina, diversi altri plus che tranquillamente potete vedere da soli se andate sul website della struttura, lo trovate facilmente su Google. Il Lake Powell Resort gestisce poi altre due tipologie di alloggio, che sono nell'altra sponda del Lake Powell, diciamo, nella regione Utah, che sono i Defiance House Lodge e un'altra che sono delle family units, della specie di appartamenti, che si trovano in una località che si chiama Bullfrog Marina, ok? Dall'altra parte del lago c'è anche un servizio traghetti che fa la spola, fa Bullfrog Marina e Height Marina, dove ci sono gli appartamenti. Quindi ha una proprietà molto vasta questo Lake Powell Resort and Marinas. Ma il motivo principale, fondamentalmente, oltre ad essere un buon lodge, per cui ho voluto segnalare, è che Lake Powell Resort and Marinas è un po', come si deduce anche dal nome, diciamo la società che poi gestisce e ha la proprietà di tutte, di 5, anzi non sono tutte perché ce ne sono più di 5, le marinas, cioè i porticcioli turistici da cui poi partono le escursioni su Lake Powell. Quindi ha un po' un monopolio importantissimo e la società a cui fa capo è la Aramark, di cui vedete il logo lì sotto, la foto. Okay? La principale marina nel Lake Powell è quella della Warwick Marina e siamo qui in Arizona. Poi ce ne sono altre 4 e sono tutte nello Utah, okay? Dall'altra parte del confine. Ce ne sono poi altre, come dicevo, di marinas gestite da altre società, ma 5 in gestione è veramente il monopolio delle attività che si possono fare su Lake Powell. È quindi un punto strategico eccellente, questo resort, su cui alloggiare in maniera assolutamente egregia e da cui anche organizzarsi la vita durante il soggiorno. Questo non vuol dire che chi non alloggia il Lake Powell Resort ha poi difficoltà nelle escursioni o a effettuarle direttamente sul posto, ma capite che passando tutto da qui gli ospiti del resort un minimo di privilegi e priorità ce l'hanno. Segnalo che il resort, che è all'interno del Glen Canyon National Recreation Area e quindi è dentro il parco, si paga per entrare praticamente, cioè il cliente, se non ha il pass, deve pagare l'accesso al parco, che è di $15 ad auto, ok? Ho letto tempo fa su TripAdvisor commenti risentiti di qualche turista italiano che si era trovato a pagare la fee di accesso per andare all'hotel, al Lake Powell Resort. Ma se si entra nello Yellowstone per dormire all'Old Faithful, o se si entra nel Grand Canyon per dormire a El Tovar, si paga il biglietto. Stesso concetto. Capisco che qui sia un po' meno evidente, si tratti di un parco nazionale, quindi nel caso avvisate i clienti che chi alloggia qua e non ha il pass deve pagare l'accesso al parco. E vediamo infine un altro tipo di lodging, sicuramente questo molto, ma molto, molto particolare, che sarebbe quello del houseboat. Praticamente le houseboat sono delle case galleggianti che qui sul Lago Powell hanno un successo straordinario. Stiamo parlando sempre di lodging, ma qui il discorso si fa interessante perché insieme all'alloggio si propone immediatamente un modo, secondo me, originale, divertente e veramente anche suggestivo per fare un soggiorno unico e a contatto con una natura straordinaria. Nel Lake Powell si parla di oltre 30.000 turisti che ogni anno usufruiscono di questo tipo di attività.
o alloggio, chiamatelo come volete. La Lake Palo Resort & Marinas ne gestisce la maggior parte, quindi si ritorna anche su quello, ha ben 12 tipologie diverse di houseboats, divise in quattro categorie differenti. Ora non sto qui a dirvi tutto quanto, perché sarebbe solo una cosa tecnica anche noiosa, potete tranquillamente vedervela sul sito della struttura, sul www.lakepowell.com, è tutto indicato lì alla voce houseboats. Vediamo solo i punti fondamentali per capire come proporre questo tipo di alloggio e attività. Anzitutto la location. Le houseboats si ritirano e si riconsegnano alla Wawip Marina o alla Bullfrog Marina, solo da quelle noleggiate dalla Lake Powell Resort, solo in questi due porti turistici. Durata del noleggio, minimo 3 giorni per le categorie economy, quelle più piccole, e 4-5 giorni per le categorie superiori. Massimo noleggio consentito, imposto dalla regolamentazione del National Park Service, è di 14 giorni. Le classificazioni, come vi ho detto, ci sono 3 categorie che vedete nella foto. In realtà si vede ben poco da qui come differenza, perché la vera classificazione, la vera differenza la fanno gli allestimenti, le dimensioni, che poi magari vediamo un attimo. Comunque si passa dall'economy alla deluxe finendo alla luxury. E poi ci sarebbe anche una specie di yacht di lusso, che è una categoria ibrida fra lo yacht e l'houseboat, ma direi che c'entra poco con l'idea base di questo lodging, perché è troppo più barca di lusso che casa galleggiante. Quindi vedendo le 3, economy, deluxe e luxury, sono quelle più utilizzate poi alla fine. L'equipaggiamento su tutte le houseboats, a prescindere dalla categoria, ci sono ovviamente letti standard con relativa biancheria, bagno con doccia, anzi bagni, perché in quelle più grandi arriviamo ad avere fino a 3 bagni, sono fornite di asciugamani, cucina attrezzata, ovviamente piatti, stoviglie, tutto quanto, microonde, frigo, navigatore GPS, radio CB e naturalmente aria condizionata. Patente, non è richiesta nessuna patente nautica per navigare su Lake Powell con le houseboats, viene fatto ovviamente un veloce corso e briefing all'arrivo ai clienti. È richiesto che sia visionato un video, diciamo, di istruzioni da parte del cliente a casa, c'è un link da cui scaricare il video che spiega perfettamente come diciamo, gestire la houseboat, ma comunque viene fatto questo corso all'arrivo del cliente di un paio d'ore. E prima dell'arrivo del cliente comunque è bene prepararsi, se uno ha visto il video apprezza sicuramente di più e impara facilmente di più a gestire la houseboat. Diciamo che è facile, è alla portata di tutti. La sicurezza è una priorità assoluta, quindi chi non se la sente di pilotare le houseboats, la società può offrire dei piloti, delle specie di skipper che poi stanno con i clienti per tutta la durata del soggiorno, ma è assolutamente alla portata di tutto. A bordo ci sono i manuali, in inglese ovviamente, e il contatto radio è 24 ore garantito. L'età richiesta per il noleggio delle houseboats, incredibile, 18 anni, quindi ancor meno che l'auto, ed è richiesta, anche se non c'entra niente con tutto questo, la patente di guida per la macchina, quindi è richiesto 18 anni minimo, patente di guida, dopodiché chiunque può noleggiare un houseboat. La cambusa, cioè l'approvvigionamento, viene fatto dall'organizzazione stessa e fa trovare già tutto a bordo, anche in base alle direttive del cliente, magari a cosa preferisce o meno mangiare durante il soggiorno. Ecco, vediamo dalla slide successiva se parte, le possibilità di allestimenti interni che poi fanno la differenza. L'economy è la più adatta ai piccoli nuclei, va bene, piccoli nuclei familiari, gruppi di amici, 4-5 persone, al limite anche alle coppie, si va dai 12 ai 14 metri, con massimo 6 persone si possono ospitare a bordo. E si naviga sicuramente meglio su alcuni dei canyon del Lake Powell, perché sono stretti e arrivano bene all'interno dei canyon. Nel modello Luxury invece, che vedete sotto, oltre ad avere 3 bagni, ci sono ovviamente sempre 2 ponti nelle imbarcazioni, nelle houseboat più grandi, e ci sono ampi spazi vivibilissimi per tutti, addirittura c'è la jacuzzi qui sulla destra, come vedete. Le houseboat più grandi ospitano fino a 24 persone. Questo però, attenzione, in navigazione il regolamento impone massimo 12 persone. E a bordo poi per dormire, attraccati, si arriva fino a 24. Il modello più piccolo è l'Expedition, giusto per darvi un'indicazione sui costi, per 3 giorni
in bassa stagione, la low season viene sui 1.700-1.800 euro, dollari, scusate, più tasse e assicurazioni indispensabili. Da fine giugno in poi chiaramente aumentano i costi, si passa dai 3.600 ai 3.800 euro, aumentano anche i giorni perché diventa minimo 5 giorni, però capite che suddividendo per il numero dei passeggeri si sta parlando di $600 a persona, quindi non è una cifra improponibile, che se si va sul modello Luxury diventa qualcosa in più, ma è sempre abbordabilissimo. Io la butto lì, è una cosa anche un po' bizzarra, ma secondo me quando si sta parlando per esempio di settembre, ottobre, con la coppia in viaggio di nozze che si ostina a chiedere i Caraibi e andare a prendersi l'acqua 3 giorni da qualche parte, forse anche proporre un houseboat come vacanza alternativa potrebbe essere una cosa che fa accendere una lampadina e potrebbe interessare. Sicuramente ci vuole il cliente giusto, non c'è spiaggia tropicale, palme, siamo nel Lake Powell, però è garantito quasi sempre un bel tempo e si fa una vacanza veramente diversa. Un'altra possibilità di lodging, qui si cambia completamente schema, siamo passati dalle case galleggianti a un miraggio del deserto, che miraggio resta per molti perché ha dei costi importanti che non vi dirò assolutamente, andate a curiosare sul website dell'hotel così vedete anche altre foto e video. Si tratta della Manghiri Resort, del gruppo alberghiero Aman Resort, che ha strutture spettacolari in varie località del mondo, soprattutto in Oriente ce ne sono di straordinarie, anche nel Bhutan. C'è in Italia la Man Canal Grande, se non sbaglio, a Venezia, che è su un palazzo del 500, spettacolare. E c'è la Mangani in Wyoming, nei pressi di Jackson, di fronte al Grand Teton National Park, un lodge di montagna da paura, non mi viene altro termine. Questo che vedete, come del resto richiede la filosofia di tutti gli Aman Resort, è perfettamente integrato con la natura circostante. In questo caso siamo nello Utah, quasi al confine dell'Arizona, con una vista più bella dell'hotel che guarda verso i Grand Staircase Escalante National Monument. Siamo a sud-est di Page, a 25 minuti d'auto, e quindi l'ho inserito proprio perché ha una sua logica nell'eventuale soggiorno che un cliente voglia fare da queste parti. Vediamo altre immagini, se mi scorre perfetto, c'è ben poco da dire, c'è solo da sognare. Questo è il mio luogo ideale, anche solo per l'affollamento di persone che viene secondo una località del Montana, ecco, qui proprio pace assoluta. Il resort è stato inaugurato nel 2009, è dislocato su un'area vastissima di oltre 200 ettari, è composto da 34 suite di varie tipologie, ce ne sono 13 Desert View, 14 Mesa View, che è quella che vedete nella fotografia come visuale della camera. Ci sono poi delle case private vere e proprie, acquistate da personaggi più o meno noti, che sono distribuite nella proprietà del resort. Ha una spa spettacolare di 2.300 metri quadri e considerate poi ha un ristorante di un livello esagerato, una cantina di vini che neanche i marchesi Frescobaldi si possono permettere, varie lounge da cui godersi la tranquillità e la pace del posto, corsi vengono effettuati, proposti nella struttura, corsi di yoga, di pilates, tutto diciamo mirato al relax e al godersi il posto, ma sono possibili ovviamente tutte le attività che si fanno nell'area Lake Powell, quindi le varie escursioni che abbiamo visto prima sono assolutamente possibili per gli ospiti. Solitamente in alta stagione è richiesto un minimo di 3 notti di soggiorno. E veniamo a quello che è poi il clou di tutto, che in realtà si passa da qualcosa di esclusivo per pochi fortunati, per pochi diciamo turisti che se lo possono permettere per via del budget, passiamo a qualcosa di ancora più esclusivo e dedicato a pochissimi per via della fortuna che ci vuole per arrivarci, e poi vi spiego il perché. Siamo nel Vermilion Cliff National Monument, che include al suo interno il Paria Canyon Vermilion Cliff Wilderness Area. Ora non voglio andare troppo nel tecnico, ma giusto una notizia per fare chiarezza tra le varie aree protette d'America. Nel 1964 il Congresso degli Stati Uniti ha istituito il National Wilderness Preservation System, che si tratta praticamente di un programma, ha compiuto 50 anni lo scorso anno, dedicato alla conservazione di alcune particolarissime regioni degli USA, selezionate proprio per la loro biodiversità e particolarità. Un programma di conservazione a lungo termine, che non è inserito nel circuito dei parchi nazionali classici, perché si tratta di ecosistemi troppo delicati per ricevere le migliaia di visitatori al giorno. In pratica si è deciso di proteggere qualcosa che la maggior parte delle persone non avrebbe visto e non vedrà.
ma è di per sé un valore sapere che esiste un qualcosa del genere, esiste un ambiente del genere. Qui siamo in una di queste wilderness area. In Italia c'è una cosa simile, è stata fatta per l'isola di Montecristo davanti alle coste toscane. Si sa che c'è, ma ci possono andare in pochissimi, perché c'è proprio un limite alle visite. In questa zona c'è uno spettacolare anche Slot Canyon, che è pari dell'Antelope Canyon, che si chiama Basking Gulch, in cui si può appunto andare a fare trekking. Questa che vedete, il titolo sopra è segnato chiaro, The Wave, è ovvio che questa formazione rocciosa è stata chiamata The Wave perché assomiglia a un'onda, e praticamente qui la natura ha dato veramente il meglio di sé. Andiamo a capire come si può fare per quei poveri fortunati arrivare a vedere The Wave. In realtà l'area di cui parliamo è molto vasta e dà panorami spettacolari oltre al The Wave stesso, che è la punta di diamante. È situata sotto l'Interstate 89, siamo al confine fra Utah e Arizona. Dalla foto, anche se piccola, si intuisce che ci sono altri scenari molto belli, tipo quelli del Paria Canyon, del Vermilion Cliff, del Basking Gulch, che è appunto quello Slot Canyon che vi dicevo. Si potrebbe stare giorni, come sempre. Per accedere all'area e fare trekking, questo è lo scopo, occorre un permesso speciale. In particolar modo per arrivare a The Wave e l'area dei North Coyote Buttes, come si chiama questa regione, ci vuole un permesso che si ottiene solo tramite una lotteria, un'estrazione fatta dal Bureau of Land Management dell'Arizona. Vengono rilasciati solo 20 permessi al giorno. C'è appunto questa lotteria online alla quale ci si può iscrivere fino a 4 mesi prima della data che interessa, e si può partecipare per 3 date diverse, anche consecutive. Si possono fare più richieste per ogni visitatore, ciascuna su 3 date diverse. Se si viene estratti su una data, ovviamente decade l'iscrizione alle altre estrazioni, per dare ovviamente spazio a più persone possibili. C'è una fee da pagare per ogni estrazione, per ogni iscrizione alla lotteria, di 5 dollari. Che si vinca o no, questi 5 dollari non sono rimborsabili. Se si vince, si è avvisati via mail direttamente, e poi arriva via mail tutta la documentazione per effettuare l'escursione, perché viene inviata poi tutta una serie di mappe, di cartine, eccetera. La probabilità di successo, lo dicono le statistiche del Bureau of Land and Management dell'Arizona, sono del 5% in alta stagione e si arriva al 25% nella stagione bassa. Ci sono, fate conto, circa 200 persone al giorno che chiedono il permesso per fare trekking in quest'area. Quindi alla fine non è nemmeno male, a me sembrano anche poche come cifre, ma le ho prese ufficialmente dal sito del Land and Management dell'Arizona. C'è un'ultima chance per chi non vince la lotteria, è quella di recarsi a Kanab, al Visitor Center del Grand Staircase Escalante National Monument, che è nello Utah, e chiedere lì se ci sono rimasti liberi dei permessi che si possono acquistare o per il giorno stesso o per i giorni a venire. In tutto questo discorso, arriviamo al fulcro, è uno solo: si hanno discrete chance di andare a vedere The Wave se si soggiorna almeno 3-4 notti a Page. Magari ci si è iscritti a più lotterie su 3 giorni consecutivi e quindi su più date con un po' di flessibilità, e abbiamo forse più chance di riuscire a beccare diciamo, il biglietto, il permesso per vedere The Wave. Ma non è finita qua. L'escursione è molto impegnativa. Si parte da Wild Pass, come indicato lì nel cerchietto a sinistra, e c'è tutto un tracciato che, fatto completo, parte dallo Utah, arriva in Arizona, di circa 12 miglia, ok? E poi si arriva a Coyote Buttes, che è nella parte nord, dove c'è il The Wave, e dove ci sono poi per la strada altre bellissime formazioni rocciose. Bisogna avere una certa dimestichezza con l'orientamento, perché il percorso non è segnato con frecce o cartelle, ma semplicemente con qualche mucchietto di sassi ogni tanto, e poi nella documentazione che arriva via mail a chi ottiene il permesso ci sono tutte le mappe dettagliate e un itinerario fotografico, cioè in pratica vengono inviate le foto di cosa si vedrà percorrendo il percorso in lontananza per avere dei punti di riferimento. Considerate poi che in luglio-agosto fare un trekking qui, soprattutto capitandoci magari nell'ora di mezzo alla giornata, si arriva anche a 35-40 gradi, quindi è bene avere anche la scorta d'acqua necessaria. Insomma, è abbastanza, non è possibile, ma non è alla portata di tutti. Questo, attenzione, non è qualcosa di vendibile al cliente,
non avendo garanzie sull'effettuabilità, è solo uno spunto che ho voluto dare per costruire qualcosa di originale, va bene per un cliente appassionato di trekking, magari ben preparato, sfruttando appunto il soggiorno a page di più giorni, che se poi anche non si vincesse la fatidica estrazione, non è uno spreco stare 3-4 notti su page, perché assolutamente spero di avervi convinto che vale la pena soggiornarci per qualche giorno. L'ultima slide con la quale concluderei velocemente è questa del movie location, perché poi alla fine ne ho segnati solo qui 4, ma ce ne sono tantissimi, fate conto che tutta l'area è stata per la sua spettacolarità sfruttata dal cinema, partendo dal Pianeta delle Scimmie, l'originale del 68 con Charlton Heston, che molti esterni sono stati girati, quasi tutti qui, anche il remake di Tim Burton del 2001 con Mark Wahlberg e Sandra Bullock, sempre il Pianeta delle Scimmie, è stato rigirato negli esterni in parte qui nel Lake Powell. Ci sono poi altri film più di cassetta tipo Superman 3, i Flintstones 2 oppure Hulk, uno molto a me è piaciuto particolarmente è Point Break del 95, in cui loro si lanciano col paracadute su Lake Powell e quella scena è spettacolare, e poi diversi western che ovviamente sono qui negli esterni, anche film a carattere sacro, perché alcune filmografie legate alla Bibbia, al Vecchio Testamento, hanno scelto questi luoghi perché diciamo che si rifacevano bene a quelli che erano gli scenari di cui si riferiscono nella storia. Che dire, io direi che non so come sono andato con i tempi lì, magari c'erano tante cose, nonostante sia circoscritta la presentazione, c'erano tante cose da dire, ma io ho terminato quello che poi volevo dire su Lake Powell, spero di aver convinto più o meno a non passarci 2 ore solamente a page o una notte almeno, ma anche 2-3 sarebbe l'ideale, e sono a disposizione se ci fossero poi qualche cosa da chiarire ora, se c'è il tempo, se no rispondo alle mail, rispondo alla chat. Io sì, ti mando la chat con le domande che sono state fatte, così magari poi puoi rispondere, perché sì, certo, già certo. Con i tempi e non credo che tu Ok. Scusate, mi sono lasciato prendere a macchinetta, appena... Lì mi dovevi stoppare, mi no, dovevi appena 10 minuti, era bellissimo, figuriamoci. Se ti avessi stoppato mi avrebbero odiato tutti. No, ma non voglio, sai, delle volte bisogna anche essere, non ho la capacità della sintesi, perdonatemi, ma poi quando parlo degli Stati Uniti bisogna uccidermi, bisogna abbattermi, è l'unica possibilità. Va grazie bene. A tutti per l'attenzione, grazie a tutti. Grazie a te Stefano, grazie infinite. Bene, quindi anche questo webinar si è concluso, come sempre vi manderemo la registrazione, o comunque la trovate sul nostro sito sotto, nella pagina dei webinar, appunto ci sono tutte le registrazioni caricate abbastanza, direi in tempo reale, perché fino a ieri ci sono ancora tutte e resteranno a tempo indeterminato. In più le carichiamo sul canale YouTube dell'Associazione Visitusa in una playlist apposita. Vi ringraziamo ancora e vi incontriamo, ci risentiamo domani per la presentazione sul Mississippi e Memphis con Lorenzo Rossi dell'Alides. Vi ringrazio e buona giornata. Lia? Sì, sono qua. Ah, ci siamo solo io e te o sentono no, tutti? No, penso che sentano ancora tutti. Hai staccato? Sì, no. Okay.